pensa di sapere perché un tedesco di nome von Hess sia così ansioso di entrare al Nido del Corvo? Sta facendo pressioni su un membro della confraternita di Thule per avere un invito ad una delle loro feste. Lei deve andarci. E perché? I nazisti sono sulle tracce della Dahlia da un po' di tempo. Se Hitler dovesse mettere le mani sopra la gemma, chi può dire quali sofferenze vedrebbe il mondo? C'è un solo problema. La festa è soltanto ad inviti. E su tutti gli inviti c'è il sigillo di questo vecchio ordine cavalleresco. I seguaci di Landolfo. Sì, esatto. L'invito che ho io non serve a niente senza quel sigillo. Ho visto dei documenti esposti al Museo di Storia Naturale contrassegnati da quello stesso sigillo. La signorina Strauss, immagino, sarebbe contenta di darle una mano. Ah, certo. Se non riuscirò a procurarmi in nessun modo un invito, me lo farò da solo. Ho avuto fortuna. Helen sapeva dove tenevano uno stampo originale per il sigillo. Abbiamo deciso di incontrarci al museo dopo la chiusura. Avrei usato lo stampo per fare un mio sigillo, ma avrei dovuto essere molto cauto e riportarlo nella sua teca non appena finito. C'era solo un problema. Non so proprio. Sei sicura che sia il timbro giusto? Sì, sono sicurissima. Ma i sigilli non combaciano. Sono sicura che sia il timbro giusto. Credo si debba aggiustare. Sai come si fa? Beh, no, non proprio. Devi fare in fretta, Fred arriverà presto. Avrò dei guai se ci trova qui giù con quella scatola aperta. Farò il possibile. Jim, va tutto bene? Continuo ad avere questi strani incubi. Ah, sto bene, non ti preoccupare, sto bene. Presto, Jim, ci scopriranno! Presto, Jim, ci scopriranno!
Prima si scioglie la cera sulla carta e poi si preme il sigillo sulla cera. E voilà! Ecco qui l'invito. Grazie. E ora è meglio che vada, se voglio arrivare in tempo alla festa. Oh...